dall'anima Maurizio. Sì. Primo punto dell'ordine del giorno, surroga del consigliere dimissionario. Forse sapete già la notizia di prima perché il vice sindaco, assessore e consigliere del Consiglio Comunale, Gabriele Lampredi, ha rassegnato le dimissioni in quanto ha assunto un altro incarico in seno alla società Laser, quindi con l'incarico poi di presidente. Quindi a seguito delle sue dimissioni viene chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti della lista Porto Insieme, che è la signora Bertani Stefania in volta. Quindi ecco, io metto, se non c'è, Mazzoni. Di quantomeno alcuni minuti di considerazioni che sono legate in particolare proprio alla vicenda che il sindaco ci presentava delle dimissioni del vice sindaco a distanza di pochi mesi dalle elezioni. Io credo che questo cambio poteva essere fatto dopo questo consiglio comunale, dove il sindaco avrebbe potuto in questa sede questa sera informare di quanto stava preparando, quindi non leggendo sul giornale queste, queste faccende, queste vicende, e mi riferisco ovviamente al cambio del presidente e non solo il presidente di ASEP ma anche dei due consiglieri, visto che il 12 ottobre è prevista, anzi sono già stati convocati i soci proprio per questo argomento. Dove in effetti non si capisce come il nuovo presidente possa dichiarare che ASEP avrà una fase di transizione, nuovi ruoli e una nuova mission. Questo credo debba essere deciso quali nuovi indirizzi dal Consiglio Comunale, e faccio riferimento allo, alla, a quanto è stato approvato nei consigli comunali precedenti, vale a dire il piano strategico di ASEP che è passato nel Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale ha dato gli indirizzi per la strategia di transizione o nuovi ruoli o la mission di ASEP. Scusa Mandoli, io vorrei chiederti che noi ci dobbiamo tenere al tema, all'oggetto della delibera. Ma questo è un atto politico importante. Perché il vice sindaco dopo tre mesi si dimette, va a assumere la presidenza di una società e la surroga di deriva dalle dimissioni del vice sindaco che assume la presidenza della società, e se mi è consentito devo fare alcune considerazioni di carattere politico e strategico su questo argomento. Allora, ripeto, questo deve essere deciso dal Consiglio Comunale, questo, questa cosa, perché quando si parla sui giornali di transizione, di nuova mission, di nuovi ruoli, questo interessa il Consiglio Comunale di Porto Mantovano, tutto il Consiglio, non il sindaco e non la Giunta. Non il sindaco e non la Giunta. Sarà poi l'assemblea di ASEP a decidere quali saranno le indicazioni e le strategie dopo gli indirizzi del Consiglio Comunale. Questo per quanto come vedo la faccenda e come vediamo la faccenda come lista Porto Sicuro. In più mi pare rilevante debba essere presentato e detto che, ed è legato a quello che dicevo prima, il fatto che il piano industriale di ASEP è stato presentato e recapitato alla Corte dei Conti l'anno scorso, e quindi questo non può essere assolutamente ignorato. Chiedo pertanto che urgentemente venga convocato il Consiglio Comunale e comunque prima di una futura assemblea di ASEP, vale a dire dopo quella del 12 ottobre, perché è chiaro, ripeto, che gli indirizzi li dà il Comune nel suo organo deliberante, che è il Consiglio Comunale, poi sarà la maggioranza che deciderà sugli indirizzi che vorrà dare, se questi saranno approvabili li approveremo, se non saranno approvabili voteremo contro. Ma riteniamo estremamente importante e indispensabile convocare un Consiglio Comunale su questo argomento. Grazie. Una convocazione del Consiglio Comunale per dare gli indirizzi ad ASEP e quindi anzi alle società partecipate dal Comune, perché sono due, ci sarà senz'altro. E quindi quando sarà
si sarà concluso l'iter assembleare con la nomina dei nuovi componenti del consiglio d'amministrazione e il consiglio comunale sarà chiamato a dare gli indirizzi. Questo era già nei nostri programmi, questo devo dire che purtroppo voi nei vostri anni di amministrazione non l'avete mai fatto. No, noi ce l'abbiamo nei programmi, voi non l'avete mai fatto. Comunque, silenzio, scusate. Quindi a questo punto io prendo atto di queste richieste, prendo atto anche delle considerazioni svolte e metto ai voti la surroga del consigliere. Va bene, sentiamo. Anche questa volta non avete rispettato il volere dei cittadini, che hanno votato una maggioranza in cui il sindaco doveva essere Salvarani e il vice sindaco Lanfredi. Dopo appena 3 mesi il tutto è stato stravolto, con addirittura dimissione da consigliere comunale dello stesso Lanfredi. Gli elettori ad oggi sono stati da voi traditi quindi 2 volte. Una prima volta quando è stato da voi presentato un consiglio, un programma di mandato completamente diverso dal vostro programma elettorale. Una seconda volta dove addirittura il vice sindaco, dopo aver chiesto il voto ai cittadini ed averlo ricevuto, ora se ne va facendo mancare loro la rappresentanza. È chiaro che tutto era stato deciso già in campagna elettorale, ovvero in caso di vostra vittoria, Lanfredi avrebbe poi dovuto essere presidente di ASEP. Infatti lo stesso erano state distribuite deleghe senz'altro di secondo piano. Tutto quindi già pianificato alla faccia dei cittadini elettori. Altrimenti passiamo alla votazione. Allora, chi è d'accordo sulla surroga al consigliere comunale della signora Bertani Stefani in volta, alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? La signora Bertani è invitata ad accedere ai banchi del consiglio, quindi prego, già, prego.